Albano Carrisi e Romina torneranno insieme, ecco la dichiarazione in attesa. Alla vicenda di gossip del momento si è aggiunta la dichiarazione di una persona esterna alla coppia artistica. Anche se Albano e Romina, video, non sono più sposati da diversi anni, continuano a far sognare i loro fan grazie alla ritrovata sintonia sul palco. Anche le nuove dichiarazioni d'amore che la Power ha fatto al cantautore hanno contribuito molto a questo clamore mediatico. Da circa tre anni, da quando un impresario russo li riunì dal punto di vista artistico, i due hanno realizzato diverse tournée in Italia e soprattutto all'estero. Una reunion che finirà tra qualche mese, precisamente il 31 dicembre 2018, il giorno in cui il Carrisi si ritirerà definitivamente dalle scene per dedicarsi alla produzione del suo vino e olio. Albano e Romina continuano a far sognare i fan. In attesa del concerto finale che dovrebbe tenersi a Roma, Albano e l'ex moglie stanno emozionando gli ammiratori attraverso una serie di concerti. Il 2018 sarà ricco di impegni per la storica coppia, si è aperto con l'esibizione a Maratea per la notte di San Silvestro e nelle prossime settimane saranno occupati in un tour nel vecchio continente. Germania e Polonia saranno gli stati con maggior tappe. Albano oltre ai concerti in coppia, realizzerà prossimamente anche delle esibizioni da solista. Oltre alla Cina, sarà anche in Australia e negli Stati Uniti d'America. Grazie alla ritrovata armonia sul palco, i fan sperano molto ad un possibile riavvicinamento sentimentale tra i loro beniamini, ma per adesso, il Carrisi lo ha sempre smentito. La soprano russa Elena Bakalova fa delle sorprendenti dichiarazioni sulla coppia. Tuttavia, da un po' di tempo a questa parte Romina ha deciso di non nascondersi dietro un dito e ha apertamente dichiarato di amare ancora Albano. Il cantante statunitense lo ha fatto attraverso i suoi profili social ma anche con delle interviste televisive. Affermazioni che hanno fatto del male alla compagna del cantautore salentino che ha deciso di allontanarsi da Cellino per riflettere sul loro futuro insieme. Questa notizia di gossip non si è diffusa a macchia d'olio solo in Italia ma ha raggiunto anche l'estero. E proprio dalla lontana Russia è arrivata una nuova dichiarazione che potrebbe aumentare le polemiche legate alla vicenda Carrisi Power Leciso, video. Alcune ore fa la nota soprano Elena Bakalova, che qualche settimana fa ha duettato con il salentino, ha rilasciato un'intervista parlando del Carrisi. L'artista ha precisato che durante il loro incontro non c'è stato nessun accenno alla vita privata del cantante, tuttavia lei ha espresso questo pensiero, solo una sensazione, ma per me Albano torna da Romina.